L'abbiamo qui, le chiediamo cosa pensa. Sì, intanto precisiamo che questo piano di infrastrutture prioritarie è un piano che è uscito dal Ministero dei Trasporti, quindi dalla Ministra De Micheli, e io credo che vada anche discusso in Parlamento. Ciò nonostante abbiamo criticato e messo in discussione la scelta di voler inserire anche l'autostrada Cispadana. Noi da sempre, come è noto, siamo contrari a quest'opera. L'alternativa per noi è una strada a scorrimento veloce. Tanto che, insomma, si fa tanto parlare di Green New Deal, di sostenibilità ambientale, soprattutto dopo quello che abbiamo vissuto, e mi sembra che in realtà non si stia cambiando marcia. È vero che all'interno di questo piano ci sono anche infrastrutture per noi importanti come la ferrovia Pontremolese. È altrettanto vero però che ci sono opere antistoriche che dal mio punto di vista non andrebbero inserite, proprio perché quello che abbiamo vissuto dovrebbe anche insegnarci che la direzione è un'altra, è quella della sostenibilità ambientale, quella della manutenzione delle infrastrutture esistenti. Il ponte di Genova, uno su tutti, insomma, insegna, e quindi questa opera in particolare, dal mio punto di vista, non è prioritaria. Ecco, lei ha nominato il Ponte di Genova, ha nominato la ministra De Micheli, allora le chiedo un parere su quello che è successo ieri e poi anche sulla sentenza importante che è uscita ieri sera da parte della Consulta sul fatto che il governo ha avuto ragione a non affidare i lavori di ricostruzione del ponte a Autostrade per l'Italia e quindi insomma ci sono degli elementi per fare un ragionamento su questo. Sì, intanto va chiarito quello che è successo ieri perché si è fatta tanta polemica rispetto alla nuova assegnazione ad ASPI del ponte. Però bisogna chiarire alcuni aspetti. Intanto ASPI ha ancora la concessione di quel ponte e in questo momento per essere aperto deve essere assegnato a qualcuno e quel qualcuno per legge in questo momento è ASPI, non si poteva fare diversamente. Chiaro è che questa è un'assegnazione temporanea proprio per permettere l'apertura del ponte. Non è una scelta politica, è dettata insomma, è una scelta a livello giuridico. Dopodiché viene la scelta politica, che è quella di revocare le concessioni e qui anche Conte, ha sollecitato la ministra a procedere in questo senso. È più che mai urgente revocare le concessioni ai Benetton e ad Autostrade. Proprio per i cittadini di Genova, per le vittime, le 43 vittime di questa immane tragedia e per le loro famiglie. Poi in serata invece è arrivata una notizia positiva, quella del verdetto della Consulta che sancisce la costituzionalità del decreto Genova, quindi di fatto afferma la giustezza dell'operato del Movimento 5 Stelle col ministro Toninelli rispetto al fatto che Autostrade non potesse occuparsi della ricostruzione del ponte, ma dovesse pagare però il danno fatto, quindi la ricostruzione stessa. E la sentenza di ieri dimostra appunto che il nostro operato, in totale solitudine peraltro, era giusto. Quindi, insomma, vedremo se il governo farà rapidamente questa scelta sulla concessione ad Autostrade, ma lei ha fatto un riferimento a una questione più generale che riguarda, insomma, l'ambiente e ieri in assemblea, nel corso delle commissioni, si è parlato appunto del Green Deal, quello che ha lanciato qualche mese fa la nuova Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e che avrà ricadute anche in regione. Infatti se ne parla in regione perché la regione esamina, in assemblea si esaminano gli atti della Commissione europea. In questo caso il tema del clima è più che mai in agenda. Assolutamente sì, questo è un regolamento che viene dall'Unione Europea, per noi innovativo, è un momento del nostro Paese e dell'Europa tutta fondamentale, è un regolamento che sancisce la neutralità carbonica, quindi la neutralità climatica. Gli obiettivi di sostenibilità ambientale sono fondamentali, lo dicevamo prima, questa emergenza dovrebbe averci insegnato qualcosa da questo punto di vista e finalmente l'Europa interviene. In Commissione abbiamo appunto esaminato questo regolamento, la Regione fa delle osservazioni al regolamento stesso,
Alcune, a mio avviso, quelle che ci sono state proposte dalla Giunta, corrette, altre meno, nel senso che si proponeva, per esempio, di prevedere delle premialità nel caso in cui gli Stati membri e anche le regioni come dire, adoperassero per raggiungere questi obiettivi, quindi premialità per Stato e per le regioni e penalità invece solamente per lo Stato. Io ho fatto presente che qui tutti concordiamo al raggiungimento di questi obiettivi, quindi anche la regione, ed è giusto che se la regione, se si adopera, ha delle premialità, ma se non si adopera, altrettanto esattamente come lo Stato, la regione allo stesso modo deve comunque essere penalizzata. Però questo è davvero un momento fondamentale per il nostro Paese. La cosa poi che ho rimarcato è diciamo, una criticità sul procedimento, perché questo regolamento è arrivato in Assemblea e lì finirà per una questione di tempistiche. Solitamente questi regolamenti e le procedure europee arrivano anche in Assemblea legislativa e quello era un momento in cui tutti i consiglieri potevano discutere di un tema fondamentale e in realtà purtroppo per diciamo, delle scadenze ravvicinate questa discussione è rimasta in Assemblea e lì, in Commissione e lì è finita. Questo è un po' una criticità perché non dà la possibilità di come dire, affrontare in maniera approfondita rispetto anche a quello che la Regione deve fare, perché è vero che abbiamo un regolamento che sarà discusso insomma, a livello europeo, che peraltro non è ne nemmeno così prescrittivo, e questa è un'altra osservazione che è stata fatta. È anche vero però che la Regione non può esimersi comunque dal fare la propria parte e in questo momento non abbiamo visto grandi atti in questo senso in Regione, purtroppo. Attendiamo con ansia questo patto per il clima proprio per vedere il livello di ambizione che avremo a livello regionale su questi temi. Ecco, il patto per il clima che verrà presentato e fa parte del programma di mandato che ha presentato il Presidente Bonaccini qualche tempo fa, qualche settimana fa, in Assemblea come appunto uno dei perni centrali, insomma, di questa presente legislatura dei prossimi 5 anni. Ma insomma, il tema dell'ambiente e del clima è strettamente legato sia alla mobilità, come abbiamo visto, e allora sulla mobilità. Insomma, sulle grandi opere e la mobilità. E allora sulla mobilità prendo questo articolo dal Corriere di Romagna di Rimini dove si parla di un nuovo protocollo. Da Rimini a Ravenna in treno, una corsa ogni 30 minuti, la Giunta regionale ha approvato il protocollo per migliorare il collegamento tra i due capoluoghi. Un protocollo d'intesa che è stato approvato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Rete Ferroviaria Italiana per migliorare il collegamento tra i due capoluoghi. Si parla per esempio della soppressione di 29 passaggi a livello di tutto un piano, insomma, di miglioramento di questi collegamenti nel prossimo futuro. Quella del trasporto pubblico e soprattutto dei treni è un argomento che è molto spesso al centro di interrogazioni che lei presenta. Assolutamente sì, questo è legato appunto anche alla sostenibilità ambientale. Se i nostri trasporti non sono efficienti ed efficaci, è chiaro che l'utente, il cittadino, sarà in qualche modo obbligato ad utilizzare il mezzo privato. Questo è un argomento che abbiamo affrontato anche ieri in Assemblea legislativa per quanto riguarda la linea ferroviaria porretana, per esempio, che è una delle linee più frequentate della nostra regione, che però è soggetta continuamente a disservizi, disagi, ritardi, che poi pagano i pendolari che si devono recare al lavoro e che non sono mai puntuali a causa di questi disagi. Disagi sia sull'infrastruttura che per esempio sulle carrozze. Abbiamo i nuovi treni POP che già presentano delle problematiche perché c'è l'aria condizionata che non è regolabile, eppure, come dicevo, sono treni nuovi. E allora, se noi non rendiamo efficienti la nostra mobilità dolce, tra virgolette, è chiaro che non, faremo più fatica anche a raggiungere quei livelli di sostenibilità ambientale che dicevamo. Poi noi abbiamo fatto delle grandi battaglie per quanto riguarda le linee regionali in capo alla società regionale FER. Prima si parlava nell'articolo, erano citate la questione dei passaggi a livello. Anche questo è un grande tema su cui la Regione deve investire, perché i passaggi a livello rallentano le corse dei treni, sono fonte di diversi problemi e disagi. E qui serve una pianificazione delle risorse.
associata all'elettrificazione delle nostre linee, perché altrimenti continueremo a avere treni a diesel, linee inefficienti e pendolari che dovranno utilizzare mezzi alternativi per spostarsi. In tema di trasporti le chiedo anche un commento sul provvedimento annunciato della gratuità dei trasporti per i ragazzi sotto ai 14 anni, come l'avete giudicato questo provvedimento annunciato da Bonaccini da Allora, settembre? intanto diciamo che questa è ancora una mezza promessa mantenuta, è la prima parte, diciamo, delle promesse, insomma, che Bonaccini aveva fatto in campagna elettorale, bene che si aiutino le famiglie in questo senso, però io mi chiedo quanto anche questo possa incidere sulla sostenibilità ambientale, perché, diciamo, i ragazzini di 14 anni non utilizzano il mezzo privato e quindi va bene da una parte perché è comunque un sostegno alle famiglie, però credo che dovremmo fare, insomma, un qualche sforzo in più. E associato a questo anche promuovere, come dicevo prima, la mobilità dolce, quindi gli spostamenti con la bicicletta, la micromobilità che noi abbiamo promosso tanto a livello nazionale con incentivi, piste ciclabili sicure, perché altrimenti gli utenti deboli avranno sempre difficoltà a muoversi. Insomma, ci sono tanti provvedimenti su cui intervenire e tante anche fonti di inquinamento, su cui, fonti emissive che bisogna in qualche modo diminuire e prevenire i danni, insomma. Cambiamo proprio discorso, tema, e uno dei temi che troviamo sempre sui giornali, quello della sanità. Abbiamo visto ci sono ancora aumenta il numero dei contagi, ma dobbiamo fare un passo indietro alla questione invece di quello che è successo durante il lockdown, in particolare a Medicina, dove i lavoratori sono stati costretti a rimanere circoscritti nell'area del loro comune, non potevano uscire di casa, non potevano andare a lavorare, e c'è una questione perché a questi lavoratori, diversamente da quello che è successo per i lavoratori di altre zone rosse in Italia, non hanno visto il riconoscimento della malattia, quindi sarebbero costretti a utilizzare permessi e ferie e non potranno più avere, insomma, quello che spetta ogni lavoratore, cioè giornate di riposo a fronte di quelle lavorate. Come Movimento 5 Stelle lei ha presentato proprio una lettera per sottolineare questo aspetto alla Ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo. Piccinini. Sì, è così. Noi, questa è una questione che stiamo seguendo molto da vicino, anche con i nostri rappresentanti in comune, che ci hanno sollecitato ovviamente su una questione che è prioritaria per la città di Medicina, ma per le zone rosse della nostra regione. Le richieste che vengono fatte sono richieste assolutamente legittime, che noi condividiamo, è il motivo per cui io in prima persona ho scritto sia alla Ministra del Lavoro Catalfo, sia al Presidente dell'INPS Tridico. Tra l'altro, nelle linee guida presenti sul sito del Ministero, c'è proprio scritto che i lavoratori delle zone rosse sancite dalla Regione sono considerati alla stregua dei lavoratori delle zone rosse del governo e quindi dovrebbero avere diritto alla malattia. Così purtroppo non è, quindi serve uno sforzo. Io ho capito che il problema stia al MEF, quindi sia un problema di risorse, però questa è una questione che va risolta perché i cittadini di Medicina non possono essere considerati cittadini di serie B. Io non sono peraltro nemmeno d'accordo su quella che per me è una soluzione di comodo, cioè quelle che oggi vengono considerate in ferie, trasformarle in cassa integrazione in deroga, perché è un riconoscere qualcosa in meno rispetto, come dicevo, ai lavoratori delle zone rosse sancite dal governo, e invece sono lavoratori che hanno fatto in egual modo uno sforzo incredibile durante la pandemia. E devono essere assolutamente equiparati, quindi gli stessi diritti che godono i lavoratori dei comuni appartenenti alle zone rosse del governo devono essere gli stessi dei nostri concittadini delle zone rosse della regione, che dal mio punto di vista ha fatto una scelta anche coraggiosa, questo va riconosciuto indubbiamente, però a fronte di questa scelta non possono essere penalizzati. Ecco, lei parlava proprio di eventuale provvedimento
provvedimento che insomma potrebbe coprire, ma solo parzialmente, le necessità di questi lavoratori. Ne parla proprio il Resto del Carlino, c'è un punto interrogativo, cassa in deroga, ok, ma subito zona rossa, il sindaco Montanari, sindaco di medicina e la malattia non concessa ai lavoratori, ci accontentiamo del minimo. E vediamo l'attacco sia alla cassa integrazione in deroga, ma la cosa importante è che si faccia presto per permettere ai lavoratori di usufruire delle ferie. È questo in sintesi il pensiero del sindaco di medicina Matteo Montanari in relazione ai 300 operai impiegati della cittadina che non si sono visti riconoscere la malattia. Sì. Quindi insomma dice la soluzione migliore sarebbe stata riconoscere ai nostri lavoratori la malattia, a questo punto ci accontentiamo del minimo. Sì, perché tra l'altro ci sono 300 famiglie intanto coinvolte, ma il problema è che ci avviciniamo ovviamente alle ferie estive e questi lavoratori, avendo utilizzato le ferie, oggi si trovano nella condizione di non avere più ore da poter spendere per andare in vacanza. Questo è anche l'aspetto negativo che va assolutamente risolto. Torniamo sul tema della sanità, dei contagi, vediamo come tratta la notizia oggi Repubblica Bologna, più contagi e ricoveri, il virus torna a crescere lungo la via Emilia, più contagi e ricoveri lungo la via Emilia, la cartina di tornasole del fatto che la crisi non è finita arriva dai numeri e dagli ospedali. Ieri l'Emilia Romagna ha contato 49 persone positive al coronavirus, di cui 13 con sintomi e nessun decesso. Monta la preoccupazione per un nuovo focolaio scoppiato in provincia di Parma, in un'azienda, ci racconta poi Repubblica, che produce uova, ma in contatto con operai del Mantovano dove si era già acceso un focolaio. Anche qui viene trattata del caso medicina, se ne parla Repubblica Bologna, mentre parlando di sanità e di quello che appunto è successo nel periodo dell'emergenza, adesso la Regione premia tutto il personale del comparto sanitario, la Giunta regionale ha stanziato 10 milioni per la OSL dell'Emilia Romagna come riconoscimento per la lotta al Covid. E qui la Libertà parla di 600.000 euro, naturalmente sono quelli riferiti alla provincia di Piacenza, anche per gli amministrativi. Silvia Piccinini. Sì, allora intanto siamo nella fase 2, sono fondamentali due aspetti, i controlli e il tracciamento. Tant'è che io ho depositato un accesso agli atti per capire l'ASL in questo momento quanti controlli sta facendo, soprattutto all'interno delle aziende. Abbiamo letto, e tutti sapete, del caso di Bartolini, perché è importante individuare prontamente i focolai. Una volta individuati i focolai è fondamentale tracciare i contatti, e da qui l'importanza dell'app Immuni, che va sponsorizzata il più possibile proprio per contenere di conseguenza, no? I contagi, e proprio per non vanificare tutto lo sforzo fatto anche dal nostro personale sanitario. Quindi in questo senso io accolgo favorevolmente lo sforzo di premiare l'operato dei nostri infermieri, dei nostri medici, e noi siamo intervenuti chiedendo anche di allargare ancora di più la platea dei beneficiari di questo bonus e di estenderlo anche agli autisti soccorritori che operano in convenzione, perché sappiamo che le nostre aziende sanitarie utilizzano anche diciamo, questi autisti soccorritori, che sono poi coloro che guidano le ambulanze e che rispondono e che intervengono nel primo soccorso in emergenza, e quindi nella fase più pesante del coronavirus che abbiamo vissuto, anche loro sono stati in prima linea. Non sono dipendenti del servizio sanitario, operano, come dicevo, in convenzione, però hanno fatto lo stesso sforzo che hanno prodotto gli operatori che sono dipendenti direttamente dal servizio sanitario. Quindi questo grande sforzo va, dal mio punto di vista, riconosciuto, e questa nostra richiesta è stata approvata, e entro agosto, mi pare, dovrebbero ricevere anche loro questo bonus. Ecco, su questo provvedimento dei 10 milioni da parte della Regione va chiarito appunto che verrà esteso a tutto il personale, anche a quello amministrativo. Un altro dei temi
temi trattati in assemblea è stato quello dei medici in formazione specialistica che sono intervenuti anche loro a lavorare, per i quali è stato richiesto anche in questo caso il riconoscimento di un bonus. Noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata e quindi Silvia Piccinini, le chiedo com'è la sua regione, perché stiamo facendo questa campagna social, raccogliamo contributi sulla regione Emilia-Romagna che proprio quest'anno compie i suoi primi 50 anni. Allora, devo dire che quest'anno in particolare è stato un anno complicato, un inizio di mandato, diciamo così, complicato. Soprattutto io penso alla prima assemblea che abbiamo fatto dopo l'insediamento del 28 febbraio in modalità telematica. Nessuno davvero se lo aspettava, nonostante noi avessimo proposto nella scorsa legislatura, avevamo presentato un progetto di legge per prevedere appunto i collegamenti anche virtuali, quindi la possibilità di collegarsi in modalità telematica per svolgere le assemblee. Naturalmente non ci aspettavamo tutto quello che è successo in questi mesi. Chiaro è che, insomma, sotto certi punti di vista è anche positivo, perché diciamo, allargare la possibilità di lavorare anche da casa, che è quello che poi sta avvenendo anche nella pubblica amministrazione, ha degli aspetti positivi. La politica però è anche confronto vis-à-vis, diciamo, e quindi in questo momento ci adattiamo, nel senso che la condizione è quella che è. Però io sarei anche favorevole nel dire proviamo ad utilizzare questa modalità anche fuori dal Covid, che non deve essere solo la modalità telematica, ma potrebbe essere una modalità mista per alcune condizioni, in alcune situazioni, per esempio penso alle riunioni dei capigruppo, insomma ci sono alcune situazioni che ci potrebbero consentire di utilizzare questa modalità, che è una modalità innovativa e che io credo verrà implementata anche in modo strutturale all'interno della pubblica amministrazione. Quindi per noi questo sono 50 anni che festeggiamo così, in maniera inedita.